Una giornata importante, direi quasi storica, perché il secondo ponte sul Tevere di collegamento con la città di Sansepolcro è un'opera attesa da tantissimo tempo, necessaria per migliorare la mobilità, per dare maggiori opportunità di sviluppo a questo territorio. Quest'opera è figlia anche dell'emergenza, perché quando nel 2010 ci fu il crollo dei conci della diga di Montedoglio e la fuoriuscita dell'acqua, comprendemmo che un unico ponte che è stato realizzato tra l'altro rispettando le norme idrauliche dell'epoca non poteva essere sufficiente in caso di emergenza, che può essere appunto quella alluvionale, ma potrebbe essere anche quella sismica. Ecco che allora la richiesta dell'amministrazione comunale, la richiesta delle associazioni di categoria nei confronti della regione è stata ascoltata. Nel 2014 fui il promotore di un inserimento nella legge finanziaria di quell'anno per cofinanziare con 3.200.000 euro la realizzazione di questa opera, pur non avendo la regione delle competenze dirette. Credo che sia una risposta importante anche dal punto di vista tecnico, perché è un'opera sobria, un'opera pulita, un'opera che si inserisce in un territorio che è delicato dal punto di vista ambientale, paesaggistico e naturalistico, e poi siamo nella città di Piero della Francesca. A questo punto l'auspicio è che la realizzazione di questo ponte, che prevede circa un anno di lavori, possa andare avanti in maniera spedita, magari recuperando anche quei ritardi che ci sono stati in passato, perché di quest'opera c'è veramente bisogno. E un ponte è un segno di speranza verso il futuro e ne abbiamo bisogno, perché questa opera, la sua realizzazione parte proprio nel momento in cui siamo ancora alle prese con l'emergenza sanitaria, con il Covid, anche se ne stiamo uscendo, voglio sperare, e comunque massima attenzione perché appunto l'emergenza non è finita. Quindi una giornata importante per la Valtiberina, ma direi per la Toscana tutta, una regione che è attenta a tutti i suoi territori, anche a quelli più periferici, che è attenta ai bisogni delle sue comunità.